squisitamente politica della questione. Ora, chi come il sottoscritto si occupa di filosofia sa bene che in filosofia propriamente non esistono nemici, in filosofia si è sempre tra amici, anche con chi la pensa in maniera diversa, come scriveva Platone nel Gorgia, a che genere di uomini appartengo? A quelli che amano essere confutati perché essendo confutati partecipano al movimento di avvicinamento alla verità, quindi la filosofia propriamente non conosce nemici, si vince insieme a quello che in teoria è il nostro avversario. E un altro grande pensatore a noi più vicino nel tempo, come Martin Heidegger, definiva la filosofia una sorta di lotta amichevole. Diverso invece ovviamente è il concetto della politica. La politica si struttura sempre secondo la faglia di amico e nemico. Non si può fare politica se non si è individuato quale sia il nemico contro il quale la politica debba orientarsi. Io ritengo in estrema sintesi, e per esporre subito il mio punto di vista e quindi per entrare in medias res, che oggi il nemico sia anzitutto sul piano culturale il relativista nichilista, sul piano antropologico l'individualista egoista, sul piano geopolitico la monarchia del dollaro, sul piano economico il liberismo di cui l'Unione Europea è, se volete, l'emblema massimo oggi esistente, e quindi occorra fare chiarezza su qual è il nemico, come dicevo. In sintesi, riducendo ancora più all'essenziale la questione qui evidenziata, ritengo di poter sostenere che il nemico principale che riassume e compendia tutti gli altri prima evocati sia quello che definirò in maniera semplicistica e poi chiarendo il tema da me svolto, il globalista. Il nemico principale oggi è il globalista, che potremmo dire la figura oggi imperante che caratterizza tutte le altre che prima evocavo, il nichilista relativista, il sostenitore a pie sospinto dell'Unione Europea, che da tempo ho proposto sulle orme di una preziosa definizione fornita dall'amico Alessandro Montanari, ho proposto di ridefinire l'euroinomane, l'euroinomane che in qualche misura è attento ai processi del. Sul piano geopolitico, il nemico principale, segnatamente a maggior ragione dopo l'89, è la monarchia del dollaro, per le ragioni che chiarirò, e sul piano economico, il liberista. Tutte queste figure si compattano in una, se volete, che è quella del globalista. Qual è il discorso del globalista in sintesi e come si determina in alcune delle sfere principali dell'esistenza, che sono quelle della politica, ma anche della vita quotidiana di tutti noi. In sintesi, il discorso del globalista è quello che aspira a ridefinire il mondo intero nei termini di un unico mercato senza confini, con annesso libero scorrimento delle merci e delle persone mercificate. Il discorso del globalista è quello che aspira a dissolvere ogni confine perché le merci possano circolare senza impedimenti e possa prevalere la competizione borderless, come la chiama la lingua del globalista. Il globalista è quello che mira a sradicare ogni cultura e ogni identità, di modo che prevalga la figura del consumatore apolide e post-identitario, interscambiabile e seriale da Cuneo a New York, da Torino a Tokyo. Ancora, il discorso del globalista è quello che aspira a produrre quella che nei miei lavori sulle orme di Hegel ho proposto di definire la de-eticizzazione, cioè la neutralizzazione di ogni istanza etica, comunitaria e solidale, dalla famiglia come primo fondamento della vita etica, passando per le radici del mondo pubblico che Hegel chiamava le radici dell'etico, la scuola pubblica, la sanità pubblica, il sindacato, fino a culminare nella distruzione della somma potenza etica che è lo Stato sovrano nazionale, il Dio in terra, dice Hegel riprendendo una formula di Hobbes, la potenza etica somma, quella che garantisce, come cercherò di chiarire, tutta una serie di prerogative quintessenzialmente moderne che oggi tendono a evaporare nell'epoca della contemporanea liberalizzazione selvaggia gestita dal discorso del capitalista.
In sostanza, lo Stato sovrano nazionale è quella potenza che si pone come superiore rispetto al mercato e quindi tale da poter intervenire nel mercato disciplinandolo. Lo Stato sovrano nazionale è quella figura che si pone al di sopra degli interessi egoistici individuali, facendo brillare il senso di una comunità etica. Lo Stato sovrano nazionale ancora è quella figura che, ancora con una bella immagine hegeliana, può disciplinare la bestia selvatica del mercato. E che di bestia selvatica si tratti, ne abbiamo ogni giorno più evidentemente contezza per le tragedie quotidiane che si accompagnano al mondo dei mercati speculativi deregolamentati, che se per un verso cagionano arricchimento illimitato per certuni, in vero sempre più limitati quanto al numero, per un altro verso generano senza posa tragedie per i più, tragedie che, con un'altra espressione di Hegel, voglio definire le tragedie nell'etico, la dissoluzione di ogni comunità etica, l'imbarbarimento della società costante, la pauperizzazione crescente e la neutralizzazione di tutta una serie di conquiste sociali che, se fino a non molti anni addietro parevano conquiste irreversibili, oggi stanno dissolvendosi come anelli di fumo nell'aria. In sostanza, per chiarire appieno il discorso del globalista, voglio far riferimento a un aspetto che è insieme sociologico e filosofico, ossia al fatto che il tradizionale conflitto di classe dopo il 1989 è irreversibilmente mutato. Oggi il conflitto di classe, in sintesi, vede contrapposta da un lato una classe cosmopolitica, globalista se preferite, composta da ammiragli cinici della finanza, da speculatori senza anima, privi di coscienza infelice ma portatori solo di incoscienza felice postmoderna, vede come protagonisti una serie di bancocrati arrembanti, di start-upper cosmopoliti che considerano il mondo intero come un'azienda da cui ricavare profitto. In sostanza, questa è la classe dominante, la quale, come cercherò di chiarire, è mutata non solo quanto al numero, ma anche quanto alla sua composizione interna. La classe dominante oggi, quella che continuamente va propalando il discorso del globalista, che cercherò di chiarire essere un discorso centrato sulla figura che con la neolingua globish dei mercati definirò della openness, il discorso del globalista aspira ad aprire ogni realtà, ad aprire ogni confine, ad aprire autostrade, porti, aeroporti e soprattutto ad aprire la mente per svuotarla, la famosa figura della open mind, così celebrata dal pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, in realtà corrisponde alla mente svuotata da ogni spessore critico e da ogni identità culturale, la mente svuotata perché aperta e quindi disposta a essere riempita con tutti i contenuti che l'industria culturale e la manipolazione organizzata vorranno imporle dall'alto. Le nuove generazioni sono le vittime privilegiate, le cavie d'elezione di questa mutazione antropologica, se volessimo chiamarla con Pasolini, che si sta abbattendo sui giovani dal futuro mutilo e dal vitalismo di fine settimana, che vivono a tempo determinato e senza prospettiva e che si riaccendono soltanto di un edonismo alienante nel fine settimana che fa loro dimenticare per breve tempo di essere schiavi nella vita reale. Ecco, in questo scenario il discorso del globalista propaga come unica ideologia emancipativa l'apertura, openness, in coerenza con il teorema della open society canonizzata da uno dei grandi ispiratori dell'odierno liberismo cosmopolita, il signor Karl Popper, autore di un ponderoso studio sulla società aperta e i suoi nemici, dove non si limitava a tutelare l'idea di una società aperta di puri commercianti di merci cosmopoliti, ma addirittura faceva una sorta di genealogia dei nemici di questa società aperta, individuando addirittura nel divino Platone il primo nemico della società aperta, e questo è un buon argomento per essere nemici della società aperta, ovviamente, se perfino il divino Platone si opponeva ante litteram all'idea di un mondo senza confini e di puri commercianti.
che semplicemente scambiano merci e cercano profitto illimitato. Bene, in questa dimensione il discorso del cosmopolita si basa unicamente su questa idea della crescita illimitata e senza confini dei profitti, con una differenza fondamentale. Bisogna distinguere e non cadere nell'erramento di una coincidenza in realtà inesistente tra la vecchia classe borghese, dei piccoli imprenditori e dei ceti medi, e l'odierna classe post-borghese degli speculatori apolidi della finanza, cinici e post-nazionali. La vecchia classe borghese era una classe dialettica, diremmo con Hegel. Era una classe che certo era dominante all'interno del vecchio capitalismo, ma che poteva produrre anche figure di coscienza infelice rispetto al vecchio capitalismo. Pensate anche solo alla figura di Adriano Olivetti, per non andare molto distanti da qui, pensate al fatto che la coscienza infelice borghese era quella che determinava grandi figure della cultura borghese moderna, che certamente erano borghesi, ma altrettanto certamente non erano capitalistiche. Pensate a Mozart o Beethoven, Goethe o, se volete, le figure principali dell'epoca del Romanticismo. Erano sicuramente figure sviluppatesi all'interno della borghesia, ma difficilmente potreste sostenere che erano soggetti capitalistici. Oggi invece la classe dominante non ha più nulla della vecchia cultura borghese, non ha più la coscienza infelice della borghesia, è composta da soggetti cinici, ad alienazione totale dell'immaginario, che non soltanto non hanno alcun rispetto per la vecchia cultura borghese, ma che anzi la detestano in ogni sua figura, perché vedono nella cultura borghese, giustamente dal loro punto di vista, un argine di resistenza rispetto alla loro barbarie, alla barbarie a cui hanno venduto testa e cuore. L'odierna classe dominante, ripeto, è una classe post-borghese e antiborghese. Se dovessi segnalare il momento genetico di questa nuova classe dominante del suo immaginario open-minded, lo individuerei nel 68. Il 68 è stato non già il passaggio da una società borghese capitalistica a una società di eguali libertà, è stato invece il 68 un momento di ammodernamento del capitalismo che passava dalla sua vecchia figura borghese con padri, religione, etica, a una figura post-borghese, antiborghese, di società non più per sudditi ma per consumatori, una società self-service che liberalizzava tutto e rendeva tutto disponibile nella figura della merce liberamente acquistabile sul mercato. Ecco, la nuova classe dominante si distingue da quella vecchia borghese non solo per le ragioni poc'anzi evocate, ma anche per un altro aspetto che non deve sfuggire. La vecchia classe borghese viveva del suo lavoro, era una classe lavoratrice essenzialmente, era una classe che poteva contare su una figura del lavoro sulla quale si può discutere, la si può variamente interpretare, ma ad ogni modo era il lavoro il fondamento tanto della concezione veteroproletaria, pensate alla teoria marxiana, il lavoro come ciò che determina l'oggettività dell'uomo, ma era un valore anche borghese il lavoro. Pensate in questo caso alla versione hegeliana, la coscienza umana giunge a se stessa solo tramite il lavoro, tramite l'antropizzazione del mondo naturale. L'odierna classe cinica, apolide, finanziaria non ha alcun rapporto reale con il lavoro e infatti vive di rendita. Questa è la novità del nuovo capitalismo globalista, che non è più il lavoro, ma è la rendita finanziaria speculativa. Il modo più rapido per arricchirsi, in effetti, hanno scoperto i signori del globalismo no border, non è produrre lavoro, ma è portare via i beni accumulati a quelli che li hanno accumulati. Così potete leggere quello che è accaduto nel 2007 negli Stati Uniti d'America, la famosa crisi dei mutui subprime. In realtà la chiamano crisi per nascondere le responsabilità, in realtà è stata un'aggressione di classe della parte dominante che tramite raggiri usurocratici e rapine bancarie a norma di legge hanno portato via i beni ai risparmiatori, ossia alle classi medie, alle classi lavoratrici, sicché deve essere letta come un'aggressione di classe. In Italia se ne è avuta una eco con il bail-in, forse ricorderete, che era essenzialmente la stessa identica mossa della classe dominante per rapinare i ceti lavoratori. Del resto la nostra è un'epoca in cui il discorso dominante è a tal punto onnipervasivo
che non vi sarà sfuggito il fatto che nella narrazione pubblica si parli sempre solo di sofferenze bancarie e mai di sofferenze dei lavoratori e dei ceti medi, e che occorra sempre solo salvare le banche sofferenti di conseguenza e non i lavoratori o i ceti medi. Di più, possono tranquillamente essere immolati i ceti medi e le classi lavoratrici in nome del salvataggio delle banche, secondo una narrazione anch'essa ad alto tasso ideologico che si condensa nel motto anglofono too big to fail. Siccome le banche sono troppo grandi per poter fallire, che se fallissero ne scaturirebbe la tragedia per la società tutta, allora occorre salvarle con i pubblici danari per appunto garantire la salvezza della società. Argomento squisitamente ideologico perché identifica l'interesse della parte, della classe cosmopolitico-finanziaria dei bancocrati, con l'interesse della società tutta, sicché salvando le banche si finge di salvare tutti, quando in realtà si stanno salvando sempre solo gli abitatori dell'Olimpo finanziario. Notate per incidenza un altro aspetto interessante, che gli stessi abitatori dell'Olimpo finanziario che invocano piagnucolando l'intervento dello Stato per salvare le banche, sono quelli che a piè sospinto in altri contesti invocano l'astensione dello Stato rispetto a ogni interventismo welfaristico nell'economia. Sono quelli che diffamano l'idea stessa dello Stato come intrinsecamente nazista, stalinista o fascista, di modo che appunto sia neutralizzata la possibilità stessa di fare politiche sociali e prevalga soltanto la dura lex del mercato deregolamentato e del libero mercato che io da tempo propongo di riqualificare come libero cannibalismo in assenza dell'intervento dello Stato. Sotto questo riguardo, dicevo, la classe dominante vive di usura finanziaria essenzialmente, di escogitazioni bancocratiche. Per questo propongo di chiamare questa nuova classe dominante cosmopolita aristocrazia finanziaria, o se preferite oligarchia finanziaria. Preferisco aristocrazia finanziaria a patto che si disambigui un aspetto. Per aristocrazia non si deve qui intendere l'accezione classica degli aristoi, dei migliori. Si deve semplicemente intendere una prerogativa storica dell'aristocrazia, del mondo ancien régime, quella in virtù della quale l'aristocrazia è la classe che non vive del proprio lavoro, ma che vive di rendita. Oggi la nuova classe aristocratico-finanziaria vive di rendita perché continuamente spossessa e usurpa, rispetto ai beni conquistati dal lavoro delle classi piccolo borghesi e proletari, e spossessa queste classi tramite raggiri bancari e operazioni usurocratiche che continuamente vengono praticate sotto gli occhi di tutti. Ora, questa è nell'essenza la classe dominante post-borghese, che è post-borghese, dicevo, anche nel mondo valoriale. Se voi prendete tra i tanti esempi possibili un vecchio nobile, rispettabile pensatore della tradizione liberale come Benedetto Croce, pensatore borghese, dietro la sua, diciamo così, la sua immagine trovate tutta la grande civiltà moderna, trovate Goethe, trovate Hegel. Se prendete un qualsiasi esponente dell'odierno turboliberismo finanziario come von Hayek, il riferimento privilegiato, von Mises, tutti i grandi Milton Friedman, tutti i grandi esponenti del neoliberismo contemporaneo, non troverete nulla della grande tradizione classica, della grande civiltà borghese. Troverete solo il nulla, il nichilismo assoluto della crescita illimitata dei profitti. Per questo, dietro il capitale finanziario, oggi non c'è più la vecchia civiltà borghese di Mozart e di Goethe, c'è soltanto il nulla dei flussi e dei riflussi della finanza, degli indici del Mibdel e del Nasdaq. C'è esattamente il nulla della civiltà dei mercati che è intrinsecamente nichilistica. Quando Nietzsche affermò Dio è morto, profetizzando dai bordi del Novecento incipiente il destino e l'arrivo dell'ospite più inquietante, cioè il nichilismo, non faceva di fatto altro che prevedere l'avvento di una società a mercato totale. Non è un caso che Nietzsche faccia annunziare la morte di Dio al folle uomo nel mercato. Dio muore in una società in cui tutto diventa merce, in cui tutto diventa valore di scambio, in cui l'unico valore superstite è quello della forma merce.
che non può accettare altra figura del divino che non sia la merce stessa divinizzata. Così si spiega l'odierna inimicizia tra il capitalismo finanziario e le religioni della trascendenza, tema sul quale poi tornerò. Quindi abbiamo una classe dominante e abbiamo una classe dominata, che non è più